sono impazzito da lì. L'autista no, dov'è? Anche la, questa è stata un'esperienza fantastica, sei in Europa. Oh! Ma perché sei saltato il 9? Non me lo chiederà. Ma chi l'aveva messo qui? L'aveva messo Giovanni, quando avevamo pensato di fare la presentazione del catalogo. Ah sì, vedi che sta bene. Poi in sostanza, quello del dipinto del procuratore Sorazzo che viene mandato per Venezia stavolta. Dovrà sempre stare qua a questo punto, no? Che dici? Assolutamente. Io ho fatto riallestire mettendoci anche la base rossa. Invece questo qui, che sembra l'ouverture, è la grande illusione, cioè il mondo che va al cinema, con qualcosa che richiama la cultura tedesca da dietro, vedi sì, una cosa di un tedesco degli anni 30, ed è di Schinkel, che è questo signore qui. Schinkel abitava la grande, questo qui. Abitava... No, quello lì. A questo punto. Allora, lui ha donato, abitando questo quadro di carta, dei dipinti di ceruti bellissimi e dei dipinti fuori. Questo appartiene all'inquadrare degli italiani, una parte separata di tutta la carta. Allora l'ho messo qua che sembrava calcolato per stare qui. Da Bortolotto a Ballo. E l'ultimo. Voglio anche si sbudella il figlio. È impressionante. Le prossime. Come sadico. Il 46. Ecco, e qui cominci con i due capolavori con cui inizia la scultura italiana 1955-60, che sono le maschere per il Palazzo Imperiale di Foligno, nostre, sono la nostra idea, comincia così. Inizio grazie. Si mettevano a studiare in Sì, volendo. Ho preso quello, gli assegnati Giuliano, abbiamo studiato varie persone pubblicate. Io devo dire che non mi pare la stessa mano, però comunque la bottega è quella. Questo è molto federiciano, perché io quando ho comprato la sua versione del 400. Questo sembra lì, sono impressionante. Poi entri qui e cominci. L'attribuzione di questo bene con la collezione De Castro. Io non ho capito perché non mette il collaboratore. Però hanno tolto tutto l'oro. Qui è stato... Sì, sì, questa è un'opera che ha patito, ma siccome quelle dell'ente cassa, quelle di Carrai, però sono chiesto 5-6 mila euro tra trasporti, perché nonostante che siano come due toast, quindi non siamo andati a fare pure. Questo qua è il mezzo della collezione Corsi, che adesso è ospitato al Museo Bazzini dei Vigoretti, e questo tiro di Camaiva che è nostro, sembra giunto. Questo è il tuo? Sì, è mio. Sta sotto il crollo dell'albero, lei non si vede mai bene il cane. Ed è 1320. Con questo motivo incredibile della intuizione anatomica di far curvare la camicia con il movimento del polso, nonostante che nessuno lo possa percepire, ma una Firenze. Sì. E poi questo motivo geometrico è stato anche. Questo pure è nostro, Stefano da Pompignano, Legnone, fine del 400. Sì. E questo è Giovanni Agostino Dall'Oggi, vede che ha l'aria più misteriosa, più segreta. Quindi questo e questo sono Giovanni Agostino Dall'Oggi, il resto è Libero Cognone, cioè il massimo maestro del 400-450. Questo è il Riccardino Pellegrino. Questo invece è il nostro Feruda, ed è questo Girolamo Figino. Sì. E questo invece è il nostro? Sì, questo sta pensando il motore che fa tre quadri, se ne rogherace, questo bellissimo paesaggio di Leonardo Disco, questa idea della mamma dentro la manica. I capelli di rilievo, la Federica Bravide. Potente questo quadro. Qui abbiamo invece quello che è il contenzioso, è la polemica che avevo comprato io da Canin, poi che è da... Sì, ma dopo alla fine di chi è? Di Canin. Che l'ha comprato con me l'altra volta, sì. Sì. Beh, è un bel quadro questo. Un bel quadro, sì. E questo invece viene in tutto onesto. Capolavoro che qui l'avevamo coperta ed è Francesco Prata da Caravaggio. Sì. Vedi come si vede qui. Bello come dipinto qua, strano. Figura quasi notturna. Sì, che è un effetto notturno. Qui c'è un problema di vernice forse, no? Qui c'è un effetto come di colpo, un colpo sulla sorella. Quindi giusto così? No, questo qua è la sorella. No, perché aspetta, trovo che no. Questo qui sembra un colpo sì. sulla. E quest'altro qua con te. Vabbè, perché è costo. Sì, è un ritocco. Un ritocco.
quindi vanno via. Questa lampada lo fa evidenziare, perché luce naturale non però non è, un, non è una spazzatura della cornice, della vernice, no? No, qui sembrerebbe un dito, però comunque c'è il dito del colpo, dell'effetto naturalistico del cioè, colpo sulla. Sai che è molto bello lo spazio intorno. No, no, no. Ma questo che cos'è? Questo è un po'. Ma un ritocco però a secco? Sì. Ah sì? Sì, sì, sì. Oh, però è un blu, bello, eh. Bello. Sì, vuole dare la sensazione di un colpo sull'elmo, una mazzata. Ce l'ho mai visto così. Questo penserebbe alla mia masonrina. Sì. Questo. Ah, questo qui, sì. Perché la cosa mi ha fatto? Mi ha fatto scrivere su Palma al Giovane, mortacci su. Ma perché lo stai registrando? Cosa mi interessa Boccaccino? Beh, sul 500 aveva fatto degli interventi anche su Boccaccio Boccaccino. Questo qui invece è venuto a Boccaccio Boccaccino. Vedi? Comprato a Modena. Questo qui è tuo, no? No, è Ferrura. Hai conosciuto questo Ferrura? Poi qui vai avanti e vedi questo capolavoro di Ciarolo, di meravigliosa attività trovato la Dante, con la Madonnina, San Giuseppe che si lava le mani. Quello della Sorlini l'ha visto, Sì, l'ho visto, sì. Non è male quello. Però non è buono, è divertivo. Dai. Sì. Volevo scorrere io una cosa. Meglio che conosco. Io prima ho chiesto, sono andato a vederlo. Allora, di Nibellini cosa ne pensi di quel quello? No, dici? No, mi sono piccolo. Davvero? Carpaccio, sì, questo è bellissimo. Questo è bello. Questo è vicino. Sì, sono tutti dipinti un po' a metà. Questo è il capolavoro che era mio, che ha comprato il nostro amico. Infatti, mi ricordavo che era mio padre del suo figlio. Che era comprato la Maica, ha comprato la Maica per Terenza di Danaro. Gabriele Tadino, che tra l'altro è nato a Martinico. Questo è potente, è bellissimo questo ritratto. Sì. Ma la banca se lo vuole tenere? Abbiamo provato a ricomprarlo, forse lo ricompriamo col fallimento della banca. Però. No, ma questo è stupendo, questo ritratto. Però quel cannone. È stato buono questo, l'ho fatto buono. Sì, è bellissimo, cioè è stupendo, poi così potente, è quasi meglio di una donna, no? Sì, perché sì. È un ritratto fortissimo. Andrebbe ripreso questo, forse non per te, ma per... Sì. Questo invece è Romanino, tardo. Questo è il nostro. Sì. Questo è un uniforme che dalla cornice i due motivi ci risulta. Sì. Della decorazione marmore come quella lì. Sai che non me lo ricordo sto Tiziano così bello? Perché abbiamo visto poco, l'ho mantenuto due mesi. Ma è bellissimo. Se non ritrovare un po' di soldi me lo vedevo. E questo disegno? Questo qui lo conosci. Ora comprato credito romagnolo, adesso è di. Ma anche lui mostra una cosa di Dossolossia. No, no. Bellissimo. Solo l'ha mai visto nessuno. Dopo l'acquisto. Come sono... che mi fai un quadro così di testa, di mente? Vedi? Io ho quella foto di semi-nuda, te la ricordi quella foto? Ti piace? È stupendo. Adoro questo albero dietro, questa natura così troppo. Questo invece è sempre di Lenina. Bello. La chiave granardesca. Bello. Sì, molto tedesco. Sì, però è bello questa. Lo ricordo, questo è mio. È bellissimo, è veramente bello, mi piace molto completamente proprio sconnesso, però proprio sì, due mondi opposti, però come quello sì, c'è un medioevo che entra e poi è non lo so, sembra incinta, cioè, sì. Mi piace molto. Questo qua è mio, sì. Qua è firmato da Zainti 1519, sì. Marco, quindi piace, però lì essere bello, bellissimo. Questo lui è veramente intimo, sì. È proprio intimo, intimo. Il dialogo è meraviglioso. È l'estrema propagine del bellinismo. Sì. Tutto della Madonna. Del giorgionismo. Sì. Cioè Bellini e giorgionismo. Sì, sì. Come vedi? Il volto della Madonna non mi convince molto. Alcune intimità di dopo questo. Anche. Sì. Questo è Winnie. Sì. Ma sai quanto tempo che non vengo? C'è un posto dove puoi fingere benissimo. Terrazza? Che tu e no, c'è una piccola storia. Vabbè, parlate dopo, abbiamo poco tempo, se parlate per un sacco di tempo, non vedete. Scusa, no, siamo parlando dopo.
Sì, questo qui è sempre di Cagliari, questo è il gruppo dell'Oreste di Cagliari, questo qui è anonimo. Sì. Qui era l'ambiente com'era prima questo della nostra moderatura. Luini mi piace di più dell'altro. Luini è la versione derivativa di quello che sta a Luvola. E questa è la croce che ho trovato da D'Annunzio, molto grottesca, vedi, con la cosa che ha disegnato lui. Sì, nella stanza delle reliquie. Ah, sì. Però bello che quindi ha questo, forse l'imminenza, però sì. Però non è chiarissimo. Se ne esiste un altro, questa stessa carpenteria, vedi, ho fatto riluminare, lo vedete che è bello, questo è più giottesco ancora. Eh sì, ma... beh, bella vederla anche poi, con quell'altro. Vedi, diavolo proprio. Questa dovrebbe essere l'immagine della Maddalena. Eh? Guarda, questa è la mia Maddalena, insomma. Certo. Qui sotto la Maddalena. Sì, perché qui abbiamo Giovanni. Matteo e Maria. Maria. No, Giovanni Evangelista. Giovanni Evangelista. Cristo bene. Quindi questo dovrebbe essere una Maddalena. Però guarda com'è consumata. E allora la tocca. Sì, questo è erotico. Ma guarda, poi gli sta sollevando la sottana. Sì. È l'ultimo pittore che ha intinto i colori dei colori di Tiziano, i pennelli dei colori di Tiziano. Infatti si vede come gli ha detto. Ma guarda pure il panneggio della tenda verde, come guarda, è bellissimo. Vedi? Qui c'è un altro che ho comprato. Anche questo è meraviglioso, vedi? Bellissimo, che cura. Vedi che bello, perché la composizione è tutto seicentesca e la pittura è ancora... Quel nastro rosso è bellissimo. E sono l'unico che lo riconosce ogni volta, questo qui è passato. Eh sì, io non l'avrei mai riconosciuto, cioè non... Ma lui aveva preso da Tintoretto. Prendere la parte qua, sì. Questa parte, questa, mi ricordo tanto San Rocco. Che vedi le date sono tanto. Adesso spiegaci un attimo, perché io l'ho visto anche... Vediamo. Si vede subito. Lo capisco anche dal modo in cui lavori i panneggi. È morbido. Cioè io lo riconosco, non lo riconosce nessuno. Quello non era riconosciuto neanche. Lo attribuisce entrambi. Sì, poi se lo vedi, tu vedi la stessa barra, il panneggio, lo stesso rosso. Sì, lo stesso giallo, guarda, sì. Ma anche il modo di aver fatto anche lo stesso. Allora, osserva, il nasino si diventa un po' e poi. Secondo me proprio la regina della mia vita. Questo è più tardo, questo è più tardo, questo è più tardo. È dura, ma anche la tavolozza è abbastanza. Lavora 50 anni. Ora nel 63 qui è stato probabilmente molto maneggiato. Sì, guarda, un problema. O è un notturno, o è un crepuscolo, un po' ossidato, secondo me. O è un crepuscolo. Perché qui è una sfumatura da crepuscolo. Sì, perché la cosa venga di sera si capisce anche la testa. Questo è un arancio, che è manierismo. E qui siamo, questo scoperto di Arcangeli, questo capolavoro che è della stessa collezione dove il Dosso Dossi, con questo mi sembra quasi il Greco Carracci. Splendido. E della ex credito romano. Aspetta, guarda questa mano, questo artiglio, ma cosa vuole? No, questo è meraviglioso. È uno strumento per le braccia. Ah, è uno strumento di tortura questo. Sì, non so se è di tortura. Sì, sì, volendo, c'era sì. Una tortura così, venivano proprio scorticati. Sì. Sì. Questo è mio. Bellissimo, facilissimo, ha 27 anni. Questo è bello. Sembra bambinino. Mamma mia. È bellissimo. Questo che qua. Una scultura di bellissimo. Sì, hai visto? Sì, questo è meraviglioso. Guarda, è meraviglioso, sì. È quasi, ha quasi di così di contorno. Sì, si parte da lì. Sì. Questo qui è Schedoni e questa è Mastelletta, la collezione Poletti grande, maestoso, in cui c'è la sua maniera sia rispetto alle figure sia rispetto al paesaggio accennato quasi non finito tutta bianca. Questo è Guido Reni 1630, direi, addirittura 8-12, e questo è il quadro più bello della di Torresimo Angolo, che ha fatto 300, ed è anche lui è morto per 7 anni essenza di uomo che c'è da papà, e qui questa presente femmina, quindi come ha fatto Velasquez, marito e moglie, lei è più presente, lui sembra da morto, e questo è Guido Reni, bellissimo,
romantico. Quindi sostanzialmente qui abbiamo Lombardi come dirvi. Ci siamo arrivati alla fine del video. Qui abbiamo i napoletani con Rivera, lo conosci bene, Platone, questo porta in sé una malinconia senza fine, sì. Ma era proprietà di un ebreo presso il campo di concentramento, la cui famiglia di sterminati non ha rivendicato il dipinto, dopo 50 anni è stato messo a basta. Una storia, una moratoria che era stata fatta per gli ebrei in attesa che qualcuno si facesse vivo dicendo che era della mia famiglia, invece nessuno. Quindi questo è un punto. Questo è Battistello Caraccio, il mio, meraviglioso, questo cuore. Lui guarda che forza. Molto bello come Caravaggio, sì. Quasi, guarda come ha fatto dal cielo. Ha dato solo il cielo di rosso al cuore. È il cuore che gli batte, guarda. È uno dei quadri più mistici che esistono. Vedi? Il legno rotto là in alto. Quindi c'è un realismo che si decompone in essenza. E questo invece è il maestro di Fontana Rosa, che è un allievo di Battistello, proprietario di Ferula, San Luca. Lui c'è molto caravaggismo, ma è una pittura un po' più breve. Però vedi che somiglia al modo di planeggiare. Questo invece è il capolavoro di Cerini, che volevo comprare per un nuovo contratto, che è notificato senza che lo sapesse il proprietario, quello che gli avevano detto, l'ha detto. E quindi a questa cornice mi dice, e poi Giuseppe che spiega i sogni di un faraone, che sta di una potenza, questo è proprio solo l'altro giorno. Come comando a Fiumicello, l'ho venduto poi a un antiquario senza dirgli che l'ho notificato. Quindi mi ha chiesto, guarda, lo mando, ma non me lo notifico, già fa un altro notifico, ha fatto questa notificazione, non lo sa. Qui invece c'è questo capolavoro dei miei padroni di casa a Milano, che avevo esposto la mostra di Caravaggio nel suo tempo a Mirandolo. L'ho fatto venire qua per quanto è il più inedito e il più formidabile. Guarda le scarpette rosse, guarda la mostra. È bellissimo, è della proprietaria, dell'architetta? Sì, bellissimo. No, è della ditta perché lavorava in Marina. Non è troppo illuminato qua? Beh, c'è la luce del giorno, uno dei capolavori di Mattia Prezzi, sconosciuto. Questo è Luca Giordano, il brillante. Sì. E questo è di Peretti. No, che moderno. Qui. Ah. Questa è, vedono sempre da dove viene il dosso e da dove viene il Carracci, è il Guercino giovane, meraviglioso, 1517-18, vediamo che dice qua, ecco, 16-17. Ecco, mentre queste due sono completamente inedite, le ho scoperte io a Perugia. Sono quelli che sono sempre stati nella collezione degli Oddi, mai usciti di lì, ma nessuno è andato a cercarli. Quindi sono citati nei libri, nel diario di Guercino, e ognuno ha cercato di vedere dove erano finiti. Bastava che Dennis Pound, che non l'ha fatto, chiamasse il sovrintendente, il quale non solo sapeva dove erano, ma ne era proprietario, perché era di sua moglie. C'è la Fondazione Marini Clarelli. Ah sì, siamo andati. Vengono così di là. Ah. Però erano totalmente ignoti anche a Dennis Pound, perché li ha registrati, trovati nel libro dei conti, ma non è andato a vedere dove fossero finiti, c'è stato il loro posto. Consegnati nel 1640-46 sono sempre stati lì. Quindi questo qua era il 46, questo era il 41. Qui è morto il 40 del nostro. Ha ripreso. Sai che io ho visto un dipinto di un Guercino, una casa privata milanese, te lo devo mandare che immagine. Sì. È una pizia. Carlo. Questo invece è mio, perché ho avuto il famoso buco. Che dimostra che è quasi meglio. Ce n'hai un altro, no? Che è esposto di Loves. Di Loves, sì, ce l'ho a Osimo. A Osimo, sì. Osimo. Sì. Sì, erano proprio quelli che comprava lui. Questo non si vede finalmente. Madonna mia, che bella lei. Senti, guarda un po'.
fai questo particolare. Quale? Quella testina lì con quelle trecce proprio. Dove la mia giacca? L'ho data all'autista, cioè me l'ha chiesto lì. Vedi? Bellissimo. Qui abbiamo sempre di questo è di Peretti, è stato fotografato per 1901, è il più rarefatto dei pittori. Bellissimo, dei pittori del 600. Questo è il meraviglioso. Questo è fantastico. Guarda lui che sniffa. Sì, sì. È stato difficile averlo perché volevano non prestarlo perché l'avevano dato l'Expo. L'avevano dato, sì. Ma con cretino della sua questo era l'Expo? Sì, era. Infatti, l'ho visto. Siccome erano andato lì, questi hanno suggerito, hanno detto che non potevano, l'ho chiamato il ministero e l'ho fatto dare. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. No, questo sembra Bouguereau. Sì, ma questo c'è dentro il Novecento qui. Sì, però c'è anche dei problemi che sono andato a fare delle pulizie. Però nel complesso. Ho fatto dei tasselli di prova. Infatti, come mai questi tasselli di prova? Per vedere come era sotto, e poi alla fine sono fermati per paura di dover dipingere troppo. Vedi? Però sotto è più bello di colore, vedi? No, addirittura qui siamo quasi a avere un'altra veste. Comunque, così ha una sua maestosa teatralità, no? Miracolo di San Giovanni di Stefano. E questo? No, e questo è la libro della pittura, più classico. Questo è di sensualità, poi con la tavolozza ridotta quasi della pittura greca, vedi? Sì. Mancherebbe il nero, però vedi solo il giallo, il rosso, il bianco del foglio. Questo è Pietro Liberi, questo l'ho pubblicato l'altro giorno sul... Questo è Pietro Liberi, guarda che bello questo. Questo è di... Sì, è di Feruda, che è questo. Ah, di Feruda? Sì. No, per comprare la ma che diritto non li vedo. Guarda l'espressione. Fino a questo 40. Non è tardi. Sono belli quei monti mostruosi. No? Sono belli come i nostri, però molto originali. Ma dove li trova questo? All'Aste. Piace. Questo è di Chemica. Paolini. Questo è mio, ed è questo bello. Che è rimasto in eredità nella famiglia di Caio. Questo è fatto adesso. Guarda, ci sono fatto adesso. Ma forse la cornice un po' salta con un po'. Fai vedere? Come lo so? Adesso non è. Forse un po' di qua. Ok. Questo è sempre nostro, Lucrezia, sì, questo sta nella stanza della Betti, con la spada depositata, anzi in attesa di prenderla per uccidersi. Ed è Nuvolone Giuseppe, il più giovane dei due, perché questo è Carlo Francesco. Bellissimo. Questo è l'altra persona al Louvre, una figura però del Maligero. E questo era l'Expo? Questo è storto. Questo è storto. Non so, io quando l'ho visto stamattina, io questo l'ho rivisto, pensavo fosse Expo, no? Ma è questo tra l'altro, Vittorio, a casa tua ce l'hai preso adesso perché non me lo ricordo? No, ce l'ha sempre. Dove ma però è molto interessante come è stato immaginato questo vuoto del buio della notte. Lui usava queste tavolette perché vedete che era del Louvre, ma nel Louvre questa figura è finita, mentre qua invece è bellissima perché è compiuta, vedi? È dritto? Guarda se no, è dritto. Devi ancora andare di qua. Cioè, ma spingi di là? Spingi ancora. Sì, basta. Ovviamente basta. Sì. Ma forse adesso un po' di qua. No, Vittorio. Ecco. C'è chi sa. Si sanno. Santi Uroli per poi tagli sì. L'animale. Questo è mio. Bello. Ne ho messi quattro poi. Sempre con te il tema della testa mozza. È la regina Tomiri che raccoglie la testa di Ciro nel sangue, lo porta. Sì, sì, sempre nel stesso bacile. E questi sono due San Giovanni Battista. Sì, beh, una serie di... Perché lui ha lavorato sul lago di Garda, però. Sì, c'è stata la mostra prima del Garda. Sì, questo è il più forte, come guarda questi colpi di colore, più compiuto.
è fatto bene accostare anche le iconografie della Salomè, ha fatto bene accostare la, sì, le due iconografie, no, perché effettivamente si possono comportare. C'è un bellissimo Pietro Ricchi e San Felice, ah, sì, nella parrocchiale. San Felice del Benacco? Sì, proprio qui, sì, prima di Salò. Questo qui lo stesso in Italia. Questo è il più grande teorico della pittura di Milano, dopo Lomazzo, ha fatto la guida di Milano, Sant'Agostino, per cui è famoso per i quadri, ma come pittore neopiziamesco. E qui c'è la firma, Agostino Sant'Agostino, 1969. Bello, no? Questo era, questi due sono invece carpioni degli amici, di quelli che avevo comprato in letto. Ah sì, ancora di oggi. Gallo. Però belli, classici. Qualche belle queste cose. Molto belle, sono bellissimi. Sì, perché danno, onorano questo pittore che non è un di primissima fila, ma insomma. Questo qua è Eusebio, un tipo grande, che ha fatto. Io sempre non ho fatto quello di Rocco Baitanto. Eh sì, questo è il classico Baciccio di Pietro. Questo è sempre Peretti. Sì. Dov'è il mio settore? Sono qua, sono qua. No, non sei tu. Pensavo per raggiungere il Pirlo, amico, ragazzi, guido. Bellissimo però come dipinge queste cose qui, la, la pittura chiara, trasparente. Lui è quello che ha fatto gli affreschi di Santa Maria in Trivio, che è vicino alla Galleria Colonna, sembra veronese. Lì si vede che ha costato una bozza meravigliosamente chiara. Questi due sono quelli di gouache. Qui sono i tenebristi, qua sono i chiaristi. Questi bellissimi di Pratesi sono, sì, si sono fantastici, no? Il Bernini di bellissimo. Genova, questi sono i Martinelli che noi abbiamo esposto nella mia collezione, sono invece di Pratesi, stessi. Ti vuole qui, ciao. Vedi? Stessi nastri bellissimi. E questo sempre lui, sono due capolavori di Martinelli, il più classico, classici e classici, vedi? Classici fiorentini e classici veneti. Questo è Rosico, che non se lo sente, ma questa è di Pratesi, questa pittura invece è più curiosa. Questi sono invece i pittori bresciani, questo è contratto accanto a Venezia, allora, che è il... Qui lavora a Santa Zaccaria, lavora anche a Plas Vulcano. Però questa bella pittura, sì, un disegno, po' visionaria. A Lucchini piaceva, sì, chiamava... È di Bergomi, un autore che conosco solo io. È di Bergomi questo? Sì. Non lo vuole vendere. Non devi vendere perché questo umilia, tu non potrai, sì, fare una cosa. Sei umiliato da lui, ho detto che mi togli lo lui diceva. Sì. Ma pensa che io sono, non avevo, lo vedo adesso, sono passato. Guarda la qualità, uno sconosciuto totale, che l'ho pubblicato. Sì, guarda solo come ha fatto il fiocco. Sì, impressionante. Non riesco a comprarglielo, gli ho offerto 5.000 euro. Penso costa 5.000 euro sul mare, ma pagato di meno, sì, qualità assoluta. Sì, quasi... Agostino, fatti spiegare quell'altro di quadro. Questo? Sì, questo qua che... Il grafismo di questi pizzi, di questo... Questo è diventato Gian Lisi, ma inizialmente l'ha seguito lui, e ha lo stesso motivo per i tiri di colore. In realtà è ritratto subito perché... È il ritratto di... Don Giovanni, il quale sta scopando qui, e questi sono i suoi abiti che ha messo lì. Cioè, è bella l'idea, no? E lui si spoglia, e la natura morta, sostanzialmente, diventa... quello che lui lascia mentre sta, certo, qui. Lui è qui. E lo specchio diventa anche simbolo della vanità, sì, della vacuità di quello che sta avvenendo. Potente. La pittura è molto simile. Sì. Ma l'esecuzione è simile, ma questo è più europeo, stabilizzato per maniera, attribuito a un certo saldo. Ce ne sono altri due di qualità pari a questi, ma forse neanche così ben conservati. Al Palazzo Farnese. Sì, perché io ho notato. Sì, sono lo stesso. Inizialmente era lo stesso. In realtà sono, questo è un cremonese. Però il tocco è simile.
La foto di sei trattato in bloccati, guarda. Era evidentemente una cosa che circolava. Questo qui è nostro pure? Ah sì, io l'ho messo due domenici. Questo bellissimo, Cozzi, il secondo grande pittore calabrese, firmato e datato. 74, vedi la firma. Guarda, ma mettilo dritto. E questo che ho cercato di comprare, quasi una potenza. È potentissimo, chi l'ha comprato? Non l'ho comprato, è sempre del nostro amico Gallo. Mi ha chiesto 120.000 euro, l'ho lasciato. Però è bellissimo. Sì. Guarda questa pittura così, non è dipinto. Sembra impressionista. Non ha mai fatto un dipinto così potente. Ha fatto dei dipinti potenti, sembra questa pittura libera. E questo è un lavoro fatto neanche forse in due giornate. Sì. Però questo qui ha una forza, un vento che lo attraversa, sì, sì, sì. Impressionante. Allora io vorrei spiegare come neanche in due giornate ha dipinto. Beh, io da come vedo i colpi di pennello sono neanche due giorni. Sì, è una forma di nevrosi questa. È l'opposto di questo. È gestuale, non vedo. È l'opposto. Questo qui invece sono la coppia bellissima di Giulia Lama, allieva di Piazzetta, molto teatrale, molto scenografica. Ah, questa è allieva di Piazzetta? Sì, allieva di Piazzetta, con una potenza cremosa nella pittura, e però si vede che poi si sofferma, è un po', si vede che è una femmina, e invece il maestro, che è questo, è più potente. Guarda come lavora sulla tavola. Però insomma sono assolutamente poi figliati. Sono rimasto sorpreso da questi due oggettini qui, che sono due capolavori assoluti. Sì. Questi io li provo a comprare, non riesco a questo. No, questi piccolini, sì. Ma sono degli avori? Avori e lì, questi sono pazzeschi. È l'alter ego di Ponzanico. Però non c'è la didascalia. E non so perché non l'hanno ancora messo. Diciamo che l'avevano fatta. Vedi? Sono una cosa impressionante. Adesso il problema è che purtroppo non me li posso smontare, perché hanno messo questi. E che dietro c'è la didascalia in cui spiega il significato di tutte queste singole cose. Bello. È bellissimo. Questo era il Papa. No, non si riesce. Che Papa era? Ma periodo di questi? 1816-17. Questo qui è il Papa Chiaramonte, Pio VII. Sono impressionante. Ricordiamoci di telefonare a pubblichi anche il retro di questi, telefonare a di Natale. Che sul retro c'è indicazione del valore simbolico di tutte queste cose che sono qua. Quindi, l'anatra, la testa di fronte. Sembra quasi massonico. Sì. E si chiama Tanadei ed è l'alter ego di Ponzanico. Vedi che la forma che si vede bene. Sì, bellissimo. Questo è Longhi. Sì, bello. Questo è il Forte Basso, che è abbastanza elegante. C'è anche a Brescia, un palazzo, affrescato un palazzo. Un palazzo, sì. Già qui c'è tu. Via Matteotti. Cosa fai? Ma lavori qui? Vedi, questo qui è Giaquinto, è di Peretti, questo qui è di Creti. Questo invece era della dotazione Scintia, che essendo un realista partiva dall'ultimo realista che sono Ceruti. Sono due ragazzi, due soldati che stanno litigando e uno li separa. Vedi che bello l'impulso, che si spacca la faccia, no? Quello devo dire, no, stai fermo. Incazzatura. Ascolta, vedi? E anche questa era di Scintia. Sono due Ceruti, lui ha intuito, Scintia è l'amico di Longhi, però veramente Longhi. Ed è il mondo della realtà. Questo invece è il mondo del sogno, ed è nostro, con la firma qui. Qui andava data una pulitina, perché qua sotto c'è un po' di polvere. Ah, ok. Ecco. 1728, c'era la firma e la data. Bellissimo. Guarda che forte. Questo sembra di cera. Stella. Vedi? Questo invece è Bartoli, che abbiamo detto, l'ultimo paesaggista bolognese che si fa solo su storti. Ma questi sono un po' bui. E sono bui, sì. Riesciamo a dargli la luce. Belli. Vedi che belli. Sono molto belli. Ti stai stortando però. Vieni, vieni a vedere i dritti. Mi pare che sia un dritto. Sì. Questo e questa è un'attività. Ecco, tutto il costo della però la marginalizzata. Ma sono delle tempere queste. Sono. Mi sa che è appeso con il chiodo. No, sono le acquarelle. Acquarelle. Cecchina e acquarelle.
sì, acquarello sì. Poi per una un po' il tempo un po'. Vedi? Questo invece è Tito, l'ultimo pittore classico, questo qui coincide con l'Unità d'Italia, l'ho messo per questo, vedi come se fosse dentro un canocchiale, e lei di Borrani. Questa divertente che sembra molto prima, Guttuso, hai visto? Ma qui sono rimasto un po' storto, però... No, adesso sto. Certamente sto. Così? Devi restare anche quello sotto, farlo fare. Questo qui è sbagliato. Sì, perché vedi... Basterebbe muovere la luce, no. Vedi che punta in alto là, inutilmente la luce sì. Punta in alto. Così? No, vai di là, vai di là, vai di là, ecco, adesso sposti l'altro. Io lo vedo solo qui. Sì, questo è solo. Perché devi registrare questo, ecco. No, troppo. Questo è troppo qua. No, perché lo devi vedere di là, non l'avete finito, devi vedere tutta la sera ancora qui. Ah, sì. È vero, allora bisogna riabbassare. Ottimo. Ecco, così va bene. Più o meno va bene. Sì, va bene. Stiamo in asse, quindi l'asse deve essere sì, perfetto. Anche. È più o meno quella separazione. Questo vedi che sembra Guttuso. Sì. Sottocorpo, l'amore del 17. Questo è l'unico quadro buono che c'è in tutto questo museo. Bello, bellissimo. Che sembra D'Annunzio giovane. È bellissimo. Questo è mio, giovanissimo Treviati. Bellissimo. Una cornice monumentale. Sì, una cornice stupenda, mamma mia. Quando era ancora quasi Caravaggesco. Quasi Caravaggesco. Questo dove lo tieni? Una scatola da letto lì. E questo pure è mio. Ed è questa bellissima idea. Vedi delle figure che scompaiono perché loro sono pinture. Meglio si sfocano visitando il Colano. Questo che non piace di Persia perché non ce l'ha un po' intelligente. C'è il pittore, che è un pittore sconosciutissimo, Eugenio Tano, di Catanzaro, insomma comunque calabrese, inventa questa riscoperta di Ercolano con i visitatori che sono evanescenti, vedi questo sì. Sta indicando. Loro che vogliono quasi mossi fotografici. Sì, è bellissimo. Sai quando non si potevano tenere ferme le figure si muovevano nell'obiettivo perché sì. Probabilmente deriva anche la strada. Hai visto che bello? Questo l'abbiamo preso da un'altra città che stava nella negozio del Braggio. È bello vedere queste figure che se ne vanno. Qui hai due bondini, per cui questa sembra una cosa americana di Ben Shahn. Qui comincia la serie di Perschio, con Vincenzo Volpe, che fa queste volpe che diverse facce, questa un po' incazzata, bello, questa si concentra. Questa... Di Perschio è questo anche sì. Vincenzo Volpe? Sì, tutta questa serie qui. Tu sei il rifugio, tu sei il mio rifugio. Vedi che bello. Tu sei il mio rifugio. Anche questo è suo, questo che lo voleva in copertina del catalogo, e invece... L'oro di Pompei, questa che indica il tesoro, che è il titolo della mostra, l'oro che lei mostra, questa pittura neocristianesca. Questo è il suo Pitlò, il più grande dipinto di Pitlò cristianista, di cui abbiamo quello piccolino che è esposto. Però lui preferisce questo, che è quello più importante, il pittore, invece c'è solo quello più intelligente. E se li vedi qua, che si apposta così, qui vedi un quadro che ti dice una cosa evocativa, lì vedi una cartolina. Però insomma, questa l'altra è sempre il suo. Questo è il mio. Ah già, ma questo è quello che tu hai comprato che lui si è arrabbiato. Sì, che invece è molto più bello del suo, cioè meno importante il pittore, però qui c'è il concetto di queste figure. Sì, certo. Che in qualche modo evaporano, no? È molto, sì. Vedi? Hai ragione. Quindi hanno fatto uno strappo su un trasporto questi coglioni. Qua il riflesso gli fa male alla retina. Sì. Bello comunque vedere. Questo molto intenso di Cannici, in Toscana, questo Palizzi mi piace tanto, è divertente, è impressionistico, ma questo altro amore. Ah, questi tutti lì di Persio sono. Il quartiere di Persio. Questo bellissimo di Mancini, fantastico. Questa pittura informale, è del 6, quindi siamo prima del futurismo, apre al 900. Qui abbiamo filmato di Bonzagni, il materiale del manifesto futurista, e poi sono di Micheli. Questa idea sì, dei putti molto che bello, portano e questo che sta soffiando, questi due Morandi
distanti 40 anni di Papa, così comincia e così finisce. Grazie. 11-17. Ecco, questo è il bellissimo Menzio, che è del gruppo del Centro, e questo è Oscar Ghiglia, raro e bellissimo pittore. Di qui comunque invece ai Viani, questi sono i benvenuti che abbiamo visto ieri nel catalogo del Ponte. Me lo fai rivedere i Viani sopra? Me lo fai rivedere, bello? Bello, no? Molto. Questo ti piacerebbe? Questo è stupendo, sì. L'ho messo nella posizione più giusta possibile, questo per caso, prendo questa basetta, così lo vedi perfetto. In mostra a Firenze, quella mostra sull'arte sacra, sì. La Madonna con i tre bargoli, sì. Con il simbolo dell'albero della bellissima di, cioè un vil sacro, e qui c'è una vergine, bello. Benvenuti andrebbe risudiato, questa cosa qua potremmo oggi, ma l'asta oggi bisogna prendercene uno. Chi è? Dopo te lo faccio vedere. È un pittore livornese di grande, una specie di visionista, simbolista. Sì. È elegante. È molto elegante. Sì. È dritto? No. Qual è che non è dritto? Questo qui al centro? Cioè adesso è dritto. No, però va bene adesso. Perché poi la marginatura... Sì, ma sono questi che rompono le padelline qua. Mm. Anche questo è un po' storto. Quale? No, andando avanti. Questo è Lio Zanelli, che è di Brescia. Sì, è nostro, sono felice. Questo qui stavo per comprare, l'ho comprato. Assomiglia a quello che hai visto che mi piaceva ieri, simbolista. Questo qui è di Ferrara, Noel Quintavalle. Noel qui Quintavalle. Questo è l'ultimo Andreotti che ho scoperto. Bellissimo. Che non si conosceva. Bellissimo. Carrara. Bello, no? Questo è il Devisis della Calipo, qui c'è la sede di Morandi, questo Morandi Chelli, che è sua moglie, queste cose neometafisiche. Questo che non abbiamo comprato. Di chi comprato. È questo? Collezione a Kelliger, è suo? Questo è bellissimo, non l'hai preso poi? Perché la cosa che mi ha chiesto dopo erano 35.000 euro, abbiamo dato. Però è bella l'idea, poi l'idea del latte. Questo ce l'aveva sempre coso? Sì, che è sempre suo. Quest'altro scoperta mia, Beraldini, guarda che bravo, ne abbiamo uno di questo. Geniale, sì. Completamente sconosciuto di Savigliano. Qui c'è il capolavoro della mostra, che è mio. Sì. Per fortuna. Guardiamo. Guardate molto di pezzi. Sì. Vedi? È stupendo questo. Lei che attende il ritorno del figlio, che non tornerà. Con la moglie e i bambini. Questo qui è pure mio, è me lo ricordo benissimo, di Asi. Questi due sono di Gomier, sempre di Cagnaccio di San Pietro. Questo è quello che una volta non dormivi, però l'ho comprato quando siamo andati dai copercini di Giuseppe, che è il maestro Lignoli. Chi l'ha preso? Non è troppo caro. È molto bello. Però è bello, lui è stato un grande pittore di San Pietroburgo, viene a lavorare omosessuale, per quattro anni morto abbiamo... per questo? 35. Ma cosa raffigura questo? È un anfiteatro. Questo visto dall'alto, visto da... dai, questo è tuo. Questo è totalmente, vi sembra quasi fatto, sì, da me nei primi anni del questo, degli anni 90. Questo infatti ho detto, tu mi dici questo dall'alto. Sembra che studiamo, è molto interessante. Mi piace molto, infatti mi è piaciuto il maestro Lignoli, quello di ieri scoperto. Berman. Sì, ma non conoscevo quest'opera di Berman, in effetti. No, Berman lo conoscevo, non conoscevo quest'opera. Sono dritti, questo. Molto bene. Bellissimo. Mi sembra buono.